Presidente Poli, Paola Poli, Presidente nazionale del Serra Club, l'abbiamo già vista a Matera diverse volte, questa volta è un'occasione particolare, quella del concorso scolastico nazionale. Ci può dire, in particolare ai lettori e ai telespettatori, che cosa esprime o intende esprimere questo concorso scolastico, quali sono i fini e gli obiettivi, il senso di questo concorso scolastico. Grazie. Allora, intanto è un ritorno piacevolissimo mio qui a Matera, perché anche lo scorso anno si è tenuta la premiazione del concorso scolastico nazionale, anche perché qui c'è il coordinamento, quindi la commissione, la coordinatrice della commissione nazionale, Margherita Loverdo, che peraltro è anche presidente del Club di Matera. Allora, quello che ci si prefigge con questo progetto nazionale, ce ne sono anche altri progetti nazionali, ma questo in modo specifico è quello attraverso il quale noi cerchiamo di arrivare ai giovani, di far sentire la nostra presenza ai giovani, di cercare di intercettarli, ecco perché il nostro obiettivo, diciamo, la specificità del nostro servizio è il sostegno all'educazione, eminentemente, preeminentemente le vocazioni sacerdotali, di vita consacrata, ma le vocazioni, cioè costruire un progetto di vita secondo quei doni che ciascuno di noi ha, che ciascuno dei ragazzi ha. Quando Papa Francesco parla dell'amore, praticamente fa riferimento innanzitutto alla chiamata alla vita. Alla vita di ciascuno di noi, alla vita di ciascuno di loro, quindi questi ragazzi, ciascuno di loro ha delle risorse incredibili e devono costruire il loro percorso di vita. Quindi il nostro impegno di adulti, di insegnanti, di genitori è quello di accompagnarli, di aiutarli a costruire questo loro progetto di vita, a costruire in bellezza. E quello che noi cerchiamo di portare molto semplicemente, ecco, sperando di essere utili in un certo qual modo, è quello di cercare di portare anche all'interno delle scuole quelli che sono i nostri valori, quindi la diffusione della cultura cristiana. Ma in questo naturalmente noi dobbiamo essere sostenuti innanzitutto dai docenti, dagli insegnanti, e in questo ci sono molto vicini gli insegnanti di religione soprattutto, ma Grazie. devo dire che un grande merito va all'Arcivescovo, a Sua Eccellenza Monsignor Caiazzo, perché davvero promuove questo nostro concorso all'interno delle scuole, sostiene la famiglia Serrana, sostiene questa nostra missione, questo nostro piccolo contributo alla Chiesa, ma ecco, alla diffusione di quelli che sono i valori della nostra fede, quindi della cultura cristiana. Grazie Grazie. Presidente. Grazie a voi.